Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini. Oggi qui con il libro di Padre Pio Capuano, che stiamo un po' conoscendo con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà. Salutiamo Padre Pio Capuano, che ci dà l'opportunità di entrare nella storia di Padre Pio e raccontarvi qualcosa di speciale che è accaduto nella sua vita. Ecco, io intanto vi esorto anche a scriverci a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Ecco, stiamo riprendendo un po' dopo circa un mese che non abbiamo più preso in considerazione le vostre lettere, che continuano ad arrivare, ma ora riprenderemo e sarete voi i protagonisti a raccontare la vostra storia. Ecco, scriveteci a questo indirizzo di posta elettronica. Ecco, sappiamo che Padre Pio, così come ci ricorda Padre Pio Capuano, aveva questo dono, la scrutazione dei cuori. Ecco, con questo carisma lui poteva vedere dentro la singola coscienza e scrutare i cuori. Le confessioni di Padre Pio erano rapide. Circa 30 persone, compresi coloro che avevano anche tanti peccati. Straordinariamente, nello stesso spazio di tempo, lui riusciva anche a confessare quasi dalle 50 alle 60 persone. Entrare così nel santuario dell'anima, racconta Padre Pio Capuano, leggere i peccati a libro chiuso, cioè prima che i peccatori ne parlassero, era veramente, come abbiamo sentito spesso, un potere terribile. Una figlia spirituale che gli chiedeva: padre, ma come mai voi sapete tutto? Attraverso Gesù io vedo e sento tutto. Io vedo tutto ciò che fate e sento tutto quello che dite. L'anima tua io la vedo come tu ti vedi in uno specchio. Un carisma per lui che non era fonte di gloria o di orgoglio, ma di sofferenza. Anche lo stesso padre Domenico Mondrone nelle sue memorie racconta: c'erano talvolta sul volto di Padre Pio, nello sguardo, nel linguaggio, delle venature di amarezza che provenivano dalla vista di cose che non avrebbe voluto vedere, che prima di rattristare lui, rattristavano il cuore di Dio, danneggiavano le anime. Poi uno dei doni terribili, più terribili che il Signore possa concedere ad un'anima, specie al sacerdote, è quello di leggere i cuori come in un libro aperto. E che dire di un sacerdote come Padre Pio, che se ne stava per ore, per mesi, per anni in quello scolatoio di tutte le miserie degli uomini. Starsene lì, faccia a faccia, con il peccato, rivivere l'orrore e misurare le devastazioni, soprattutto l'offesa inflitta all'amore divino. Ed è questo il motivo per il quale Padre Pio spesso non dava la soluzione. Egli, dopo aver penetrato nei meandri più intimi dell'anima di una persona, che quella persona che aveva di fronte, vedendo che questa non aveva appunto un sincero pentimento e né tantomeno la voglia di una confessione, di buoni proponimenti, ma solo degli atteggiamenti superficiali o addirittura di vana curiosità, lo cacciava, perché diceva: noi amministriamo nel confessionale il sangue di Cristo. E molte volte ci siamo imbattuti in storie dove abbiamo ascoltato: vattene, io non ho tempo per te, oppure o te ne vai tu o me ne vado io. Qualcuno ha cercato di spiegare questo fenomeno dicendo: ho avuto l'impressione di sentirmi invadere in un'onda che partiva da Padre Pio. Essa mi penetrava dall'altezza dello stomaco e quindi arrivava fino al dorso. Quest'onda era di una forma sferica. Dopo ho sentito sensibilmente quando si è ritirata. Sembrava che l'anima di Padre Pio mi avesse compenetrato. Sembrava che un globo fosse entrato dentro di me.